In the great red hills, I was born 3 years there. A master with no lords. The land was my home. So all the rocky mountain, the refreshing falls. Life was a dream, and the space to run and play, and the bitter rhythm of a gallop in the rain. The day passed by, and we blew the clouds away. Remained only peace in the dazzling game of race. There is a thing that nobody can change. You never see me tame. In questa puntata di Pizza e Food TV, Molino Caputo, la farina di Napoli. Verona Software, tecnologia per la ristorazione. Forni ciechi, belli fuori, belli dentro. 22, il tovagliato monouso. Benvenuti amici di Pizza e Food TV, siamo tornati a Napoli, siamo nel cuore della capitale partenopea, siamo nel quartiere San Giovanni e siamo al secondo appuntamento con questa splendida realtà aziendale dal nome Molino Caputo. Nel numero scorso, nella puntata precedente, vi abbiamo mostrato alcuni degli aspetti più significativi di questa realtà. Adesso, in questa puntata, vi svegliamo altri segreti del Molino Caputo. Seguitemi! Come accennato nella scorsa puntata, è dal laboratorio che parte tutta la fase produttiva. E da qui, quindi, ricominciamo il nostro percorso alla scoperta di Molino Caputo. Ogni passaggio viene testato e controllato dalla mia direzione. Nel momento in cui arriva il grano, la materia prima all'interno del molino, che tipo di analisi vengono effettuate nel laboratorio? Io so che si chiamano reologiche. Questo è l'alveografo di Chopin, che misura sia la forza, che è espressa col valore di W, che è il PL, che è un rapporto tra resistenza ed elasticità. Si forma un impasto, ecco che cosa si chiama reologico, un impasto di acqua e farina che va riposato per un determinato periodo di tempo prestabilito, e si formano dei pannelli, dei dischi come se fossero delle pizze, dei dischi di più o meno di 3 cm, 3 cm e mezzo di diametro, che vengono messi all'interno di questa pompa che insuffla aria all'interno dell'impasto. La pizza diventa una bolla fino a un punto di rottura, e questo mi dà poi alla fine dei valori che saranno utili per capire quanto resistente, quanto elastico e quanta forza ha questo impasto. Questa è una prova reologica che si basa sull'insufflazione dell'aria. E dopo i test, è nel processo produttivo che Molino Caputo, con il procedimento di macinazione lenta, impegna molte delle sue energie. Ma cosa succede dopo il primo processo, quello di pulitura? Ritornando quindi al processo produttivo, abbiamo questi laminatori che sono dei macchinari formati appunto da una coppia di rulli che schiaccia e rompe praticamente il chicco di grano, quindi lo macina in maniera graduale. Il prodotto in uscita da questa prima laminazione è un prodotto misto, formato da mandorla farinosa, mandorla semolosa e residuo cariosside, ovvero crusca, quello che noi poi andiamo a definire sottoprodotto. L'obiettivo ovviamente dell'aburattamento, che è il passaggio successivo alla laminazione, alla macinazione, è quello di separare i vari prodotti e ad ogni passaggio estrarre una percentuale di farina, sempre senza danneggiare gli ameri e facendolo in maniera graduale e dolce. Che cosa succede quindi? Il prodotto misto di cui appena parlavo viene aspirato pneumaticamente da alcune linee, da alcuni tubi, e viene riportato al piano superiore, esattamente al terzo piano dello stabilimento, nel quale appunto abbiamo 4 di queste macchine chiamate Plant Sister dalla casa costruttrice Buhler, che iniziano il processo di aburattamento. E in seguito abbiamo al primo piano dello stabilimento di macinazione, esattamente lì in sacco. Abbiamo 2 impianti automatici nel quale la portata in farina è circa 250 quintali ora. L'estrazione della farina avviene ovviamente per qualità, ogni impianto è in grado di tirare una qualità diversa di farina. In seguito i sacchi, che vengono automaticamente chiusi e sigillati grazie ad una valvola presente all'interno della bocca del sacco stesso,
tramite dei trasporti a nastro vengono portate all'impianto di pallettizzazione, nel quanto appunto vengono creati i pallet con sacchi, con strati a 4 a 5 sacchi a seconda dell'esigenza commerciale. Ma Molino Caputo vuole di più, vuole farsi garante della qualità dell'intera filiera. Ed ecco allora nascere l'ambizioso progetto Campo Caputo. Di cosa si tratta? Sì, il Campo Caputo in realtà nasce due anni fa perché noi abbiamo capito che fermarci semplicemente alla scelta del grano e a trovare il grano che noi avevamo bisogno è importante, ma diciamo probabilmente non è sufficiente da qua a 10 anni. Quindi abbiamo studiato, abbiamo elaborato insieme a degli agronomi diciamo un seme che secondo noi corrisponde perfettamente alle caratteristiche di cui abbiamo bisogno, sia per macinazione, ma per capacità del glutine, per assorbimento, per tutto quello che è necessario ovviamente per produrre da un babà ad una pizza e un pezzo di pane. Adesso a giorni partirà il nostro nuovo stabilimento, è quello di Campobasso, che è un molino gemello a questo di Napoli. Abbiamo avuto la fortuna di trovare e di costruire un modello gemello a quello napoletano, e la cosa più importante soprattutto è che lì a Campobasso ci avviciniamo al territorio, quindi ci avviciniamo alla terra, ci avviciniamo a quello che è l'agricoltura. Noi quest'anno abbiamo anche, diciamo, raccoglieremo diciamo, finalmente il primo camion proveniente dal Campo Caputo, quindi abbiamo iniziato un anno e mezzo fa un progetto di ricerca insieme a un'azienda agricola che è la Maccarese, con la quale stiamo studiando, perché la ricerca prevede tempo lungo, e la natura ancora di più probabilmente, che se immaginate che un seme scelto un anno fa lo raccogliamo oggi, quindi cambiare la varietà che noi raccoglieremo quest'anno impiegherà anni. Abbiamo avviato la ricerca addirittura nel campo, quindi sceglieremo un seme ideale per poter produrre una buonissima farina con un certo tipo di macinazione lenta, che è esattamente quella che facciamo noi. Quindi andare a Campobasso vuol dire entrare ancora più da vicino nel territorio, diciamo, del grano, più da vicino nel territorio del grano, e quindi essere vicino all'agricoltura. Filiera controllata e metodo di lavorazione lenta, eccoli i segreti del successo di un'azienda leader in Italia, ma che ha fatto conoscere la sua qualità anche nel mondo. Infatti oggi la nostra azienda esporta in più di 50 paesi nel mondo, diciamo negli Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, in tutta l'Asia. Nel mercato americano abbiamo avuto, diciamo, una grandissima risposta, perché questa nostra filosofia è molto diversa dalla filosofia produttiva americana. Quindi quando abbiamo spiegato la differenza fra il nostro prodotto e abbiamo soprattutto raccontato la storia insieme ai nostri, diciamo, artigiani del gusto, siamo riusciti a far capire la differenza del prodotto originale italiano dal prodotto, diciamo, che a volte loro facevano. Per molti mercati un'altrettanto ampia gamma di prodotti. Scopriamone altri dopo la carrellata della precedente puntata. Qua abbiamo il pacchetto blu, che è il pacchetto da chilo nostro, questo, diciamo, è il multiuso, quello un po' la massaia può utilizzare per fare la frolla, il pane e anche una pizza a veloce lievitazione, perché questa farina è una farina che corrisponde esattamente a quel test extra, e quindi è una farina a veloce lievitazione. Qua abbiamo un'altra farina storica, la farina, diciamo, la definiamo americana. E ora, se posso, raccontiamo anche la storia perché si chiama americana sta farina e perché ha la bandiera americana. Si chiama AG Manitoba. AG vuol dire alto glutine, e Manitoba è la regione del Canada, abbiamo la bandiera americana. Giustamente ci si domanda perché. Allora, dopo la seconda guerra mondiale, che cosa è accaduto? Che attraverso il piano Marshall abbiamo avuto parecchi aiuti alimentari statunitensi. I grani americani, un po' per DNA, un po' perché sono culture estensive, all'epoca degli anni 40, gli anni 30, erano chiaramente terreni vergini, erano naturalmente farine molto proteiche, grani molto proteici. Quindi il napoletano, colui che lavorava negli impasti, sapeva perfettamente che la farina che proveniva, che aveva la bandiera americana sopra, e quindi era proveniente dagli aiuti alimentari americani, era molto più alte proteine, la utilizzava a tagliare col 00 nazionale. Quindi, diciamo, è una farina che nasce perfettamente per fare dolci a lunghissima lievitazione, quindi alta proteina, grani di forza, lo avviciniamo a 380-360 di doppio V, quindi parliamo veramente di farine molto 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 forti. Mi viene in mente il babà, mi viene in mente il panettone, mi viene in mente la laminazione per fare la sfogliatella, per fare i tappi della sfogliatella, mi vengono in mente tutte quelle necessità che ha il pasticciere per allungare la lievitazione dei prodotti e per reggere tutti i grassi che vanno negli impasti. Qua continuiamo da questo lato, poi completiamo con senza glutine. Qua abbiamo l'altro sacco Manitoba, questo è il tela. Diciamo, oggi in realtà se ne vende veramente poco, l'abbiamo messo per affezione, perché veramente voi immaginate che negli anni 40 esattamente così arrivava la farina in Italia, esattamente così arrivava il sacco di Manitoba, il sacco di americano pezza, come comunemente detto, dentro le pizzerie. Quindi, diciamo, l'abbiamo voluto ricordare, l'abbiamo messo tre qua, cioè veramente per raccontare un pezzetto della storia che noi ben conosciamo. Qua abbiamo la farina integrale.
Ecco, in questo caso lo dice la parola stessa. Oggi un passaggio è fondamentale, spesso si parla, si racconta l'importanza delle fibre, l'importanza di questo, l'importanza di quello. Benissimo. Noi riteniamo che se veramente questa sia la strada di seguire la necessità e l'importanza delle fibre, l'integrale è veramente la farina principe che noi possiamo utilizzare, perché la farina, lo dice la Prostis, è la macinazione integrale del chicco, quindi non viene separato, ma all'interno di questo sacco c'è tutto, c'è il germe, c'è la crusca, e c'è la crusca larga che è una caratteristica del nostro impianto, c'è la crusca fine, e addirittura noi come nostra aggiunta ci mettiamo tutto il germe di estrazione delle altre farine e lo mettiamo qua, quindi è un integrale molto ricco di germe, molto ricco di fibra, molto più rispetto alle altre farine. Questo è il nostro 00 standard e questo nasce, voglio dire, questo in commercio in realtà si vede sempre più raramente, perché il 50 kg ormai è un formato che non esiste quasi più, un po' come l'americano di tela, però lo vogliamo sempre mostrare, che per noi rimane, voglio dire, il nostro caposaldo. Questo è un altro vecchio prodotto, ci abbiamo messo sopra il Vesuvio, che racconta il sole di Napoli e racconta un po' la panificazione, tutti quanti i prodotti base che noi possiamo produrre. Poi abbiamo l'ultimo nata, che è la farina senza glutine, questa qua si chiama Fiore Glut, è frutto di 2 anni di ricerca proprio qua dentro in questo laboratorio, perché siamo partiti da una convinzione che la grande sfida che dovevamo cogliere era far mangiare al celiaco un prodotto veramente simile a quello tradizionale. Prodotti di qualità per clienti di qualità come Rosso Pomodoro, 140 locali nel mondo, tutti serviti da Molino Caputo. È una storia che nasce un po' di anni fa e abbiamo cominciato a provare questa farina e poi non ci siamo più allontanati, fino ad arrivare ovviamente ad avere poi una miscela dedicata per la nostra pizza. Clienti prestigiosi, certo, ma è la figura del pizzaiolo l'elemento fondamentale per l'azienda napoletana. Un passaggio importante, come spiega il presidente Carmine Caputo. E questo è un passaggio importante, quando il pizzaiolo ha preso coscienza di essere un piccolo chef. Nel periodo estivo adopriamo la farina rossa, perché è una farina molto più consistente e mantiene un po' le temperature un po' più alte. E d'inverno, che la temperatura è un po' più bassa, mettiamo anche una farina blu. Noi usiamo la farina, la zero, la rossa, che va bene sia d'estate sia d'inverno. Quest'anno 94-95 ho cominciato a prendere questa farina e devo dire che i miei clienti ne sono contenti, io sono contento che sono riuscito a capire subito il tipo di farina che uso, una farina a pizzeria, a Caputo Pizzeria si chiama. Alla fine di questo suggestivo percorso resta solo la fatidica domanda: qual è il segreto di una buona pizza? Ma il segreto è tanti anni di esperienza, tanta passione e tanti sacrifici. Il segreto? Io dico che la pizza non ha segreto. Dietro una buona pizza ci sono due elementi fondamentali: dei buoni ingredienti e un grande pizzaiolo che saluta una buona tecnica. Ciao. Amici di Pizza e Food, allora vi siete divertiti? Abbiamo visitato il Molino Caputo, siamo stati a Napoli e in questa splendida città abbiamo scoperto alcuni dei segreti della pizza napoletana. Ora però state con noi, perché torneremo fra poco direttamente, sempre con Pizza e Food TV, ma in un'altra parte dell'Italia, certamente non meno suggestiva di questa. A tra poco. 00 Pizzeria, 00 Rinforzata, 00 Extra, 00 Super, 00 Manitoba, 00 Pasta Fresca e Gnocchi, 00 Special, 00 Integrale, 100% naturale, 0 additivi. Ancora e solo dal grano. Molino Caputo, incantesimo napoletano. www.molinocaputo.it. info@molinocaputo.it. Inchieste, reportage, servizi, locali, eventi, news, rubriche. Tutto questo e molto di più è Pizza e Food, la rivista più letta del settore. E se ti abboni, ti regaliamo un articolo sul tuo locale. E la preziosissima guida ai fornitori. E allora cosa aspetti? Chiamalo 02 42 81 94 oppure scrivi a info@pizzafood.it. Pizza e Food, la rivista del professionista. Ben ritrovati ad una nuova edizione del Pizza TG da Cristina Lostuto e Andrea Matteucci. Genova. Attrezzature per ristoranti, bar, pizzerie, alberghi, pasticcerie, panifici e gelaterie. Questi i settori a cui è dedicata la prima edizione di Hospitality,
salone professionale dell'ospitalità in programma dal 4 al 7 novembre negli spazi del padiglione blu della Fiera di Genova. Organizzato da Gema Eventi, Hospitality prevede un ricco programma, tra cui convegni e concorsi, come il campionato regionale della Federazione Italiana Cuochi, la nona edizione del concorso Best Water e la prima edizione del trofeo Gianfranco Soragni, dedicato alle scuole alberghiere della Liguria. San Paolo, Brasile. Il grande Pelé, oltre al calcio, è stato anche cantante, musicista, attore, ma mai aveva vestito i panni del pizzaiolo. Lo ha fatto recentemente, rispondendo a un'iniziativa di marketing del Santos, la sua squadra del cuore. Dapprima in pizzeria ha dato una mano agli specialisti che preparavano le pizze. Poi ha preso gli ordini telefonici dagli ignari tifosi, ai quali, vestito come un fattorino, ha effettuato le consegne a casa. È la mia prima volta come pizzaiolo, ha commentato Orei, nei filmati che già impazzano sul web. Rimini. Oltre 122.000 presenze, 850 espositori, 90.000 metri quadrati espositivi. Da questi numeri del 2012 riparte SIGEP, Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianale, giunto alla 34esima edizione. In programma dal 19 al 23 gennaio 2013, SIGEP quest'anno si presenta insieme ad Abitech Expo, terza edizione del Salone Internazionale di Tecnologie e Prodotti per Panificazione, Pasticceria e Dolciario. Questa era l'ultima notizia della prima edizione. Da Cristina Lostuto e Andrea Matteucci, appuntamento tra poco. Sei un'azienda del settore e vuoi far conoscere i tuoi prodotti? Hai un locale e vuoi promuoverlo in TV? Sei un professionista e vuoi farti conoscere? Partecipa a Pizza and Food TV. Oltre 450 minuti di visibilità su TV digitale terrestre, TV satellitare e siti internet. E un DVD con le tue puntate da utilizzare come vuoi. Per info 334-6693-538 oppure scrivi a info@pizzafood.it. Benvenuti amici di Pizza e Food TV, benvenuti dal vostro specialissimo inviato Francesco Zazzera. Siamo di nuovo qui a Lograto, nei pressi di Brescia, per andare a scoprire nuovi segreti su Forni Ciechi, quell'azienda che nella scorsa puntata vi abbiamo mostrato in lungo e in largo. Allora seguitemi, perché andiamo a scoprire nuovi segreti intervistando ancora i protagonisti di questa realtà aziendale. Alla formazione vi avevamo lasciati e dalla formazione ripartiamo, con le parole del maestro Renato Andrenelli, presidente dell'Associazione Pizzaioli Marchigiani. Abbiamo fatto un corso pizzaioli base destinato ad operatori che vogliono avvicinarsi al mondo della pizza. Un'aula attrezzata che può contenere fino a 20 allievi e che ha già ospitato oltre 30 corsi di formazione, come spiega Lidia Dall'Olio al microfono di Francesco Zazzera. Abbiamo un'aula ben attrezzata e collaboriamo con diverse scuole, quindi offriamo oltre al forno anche la possibilità di conoscerlo e di poter imparare a utilizzare il nostro forno nel miglior modo possibile. Il nostro forno è anche in una scuola molto famosa che si chiama Étoile. Formazione, fama e successo, nazionale e internazionale. Nonostante tutto, Forni Ciechi rimane un'azienda a carattere familiare. Nonostante l'aumento delle dimensioni, la Forni Ciechi è rimasta comunque un'azienda prettamente familiare. Al momento all'interno dell'azienda lavorano circa una decina di persone, delle quali 4 sono proprio i soci della famiglia. La Forni Ciechi al momento lavora prevalentemente sul mercato italiano, sul quale sono raggruppati più o meno il 70% dei lavori, mentre invece il 30% è distribuito in tutti i paesi esteri. Forni Ciechi arriva in ogni parte del globo, quindi, con forni realizzati artigianalmente in una struttura ben organizzata e prodotti in cospicua quantità. La nostra produzione annua si attesta mediamente attorno ai 450 forni all'anno, dei quali la maggior parte sono forni con installato il nostro bruciatore a gas. Un altro prodotto che abbiamo lanciato inizialmente all'inizio degli anni 80 e che ha avuto nel tempo sempre un crescente successo,
fino a diventare il nostro prodotto di punta. L'azienda attualmente è divisa in reparti. C'è il reparto dove sono presenti gli uffici, dove c'è il cuore amministrativo dell'azienda. Dopodiché abbiamo un ampio showroom dove mettiamo in mostra tutti i nostri prodotti, sia i forni che gli angoli pizza già pronti. Abbiamo una scuola per pizzaioli atta a contenere circa 20 operatori alla volta e dopodiché il resto dell'azienda è suddivisa tra zona produzione e magazzino con stoccaggio delle materie prime semilavorati e forni pronti per la partenza. Carattere familiare ma organizzazione da grande azienda, dal preventivo alla posa in opera, come spiegano Lidia e Ugo Dall'Olio. E il cliente ci contatta direttamente e noi lo seguiamo un po' in tutto, quindi dal preventivo fino al sopralluogo che fa direttamente il titolare nel locale per prendere tutte le misure, vedere il posto, posizionare il forno nella posizione più corretta. I nostri forni vengono montati direttamente nel locale, si parte la mattina, sul camion ci sono tutti i pezzi, passiamo da una porta normalissima, non sporchiamo, e il forno viene montato pezzo per pezzo. All'estero? È destinato all'estero, abbiamo il forno Expo, modello Expo, è un forno già montato. È già montato anche il bruciatore, è completo. Ma come si arriva alla fase di montaggio? Beh, la costruzione di un forno in realtà richiede molto più tempo rispetto a quello che possono vedere i nostri clienti, perché in realtà l'assemblaggio, il montaggio è solo l'ultima parte della realizzazione di un forno. La vita di un forno nasce chiaramente molto tempo prima, con la costruzione della cupola e del piano in mattoni. Entrambe le parti sono realizzate in mattoni refrattari, quindi sono costruite posando i mattoni uno a uno e finendoli utilizzando cemento fuso. Cupole stoccate e imbancalate all'esterno per affrontare un primo test, come spiega il general manager dell'azienda bresciana. In questo modo subiscono un primo stress test con il quale si può valutare se i materiali utilizzati per la costruzione sono adatti alla costruzione di un forno. Come vedete, ad esempio, alcune di queste cupole, stando alle intemperie, hanno avuto delle rotture. Queste cupole vengono scartate e non vengono utilizzate in un secondo momento per la costruzione del forno. Attenzione maniacale in ogni dettaglio per ottenere svariate soluzioni a partire dalle diverse dimensioni delle camere interne, come spiega Nicola Dall'Olio. Tutti i nostri prodotti sono definiti principalmente da tre caratteristiche. Sicuramente la più importante è quella della dimensione della camera interna. Quindi come modelli, come dimensione, partiamo da un minimo di 120 cm fino ad arrivare ad un massimo di 170 cm per quanto riguarda i modelli a legna. Per quanto riguarda i modelli a gas, invece raggiungiamo la dimensione massima di 150 cm. Sono varie forme, vero? Sì, chiaramente un altro aspetto molto importante, al di là della dimensione della camera, è la finitura della forma esterna, che può essere quadrata per quanto riguarda alcuni modelli, rotonda piuttosto che pentagonale, per i modelli che vanno inseriti ad esempio con una finitura angolare, oppure c'è l'ultimo nato tra i nostri modelli, che è quello che vediamo qui alle nostre spalle, che è quello con una finitura a cupola. Il modello che vediamo qui in particolare è un modello grezzo, quindi è un forno che non è ancora rivestito esternamente. Infatti quando noi parliamo di personalizzazione del prodotto, parliamo di personalizzazione a 360 gradi, quindi parlavamo della dimensione della camera, della forma esterna, il terzo punto è l'alimentazione, quindi la decisione di far funzionare il forno a legna piuttosto che a gas. L'ultima scelta, che è quella puramente estetica, che comunque è molto importante, è anche poi come rifinire il forno e che materiali impiegare per finirlo nel migliore dei modi. Non solo tecnologia, estetica, funzionalità e qualità delle materie prime, ma anche una mirabile attenzione all'ambiente, come conferma Andrea Dall'Olio. E noi nella nostra azienda utilizziamo esclusivamente materiali ecologici, sia per quanto riguarda gli isolanti che per quanto riguarda le strutture con le quali vengono costruiti i nostri forni.
Dopodiché, inserendo il bruciatore all'interno del forno, quindi parliamo della nostra produzione di forni a gas, chiaramente le emissioni in atmosfera sono drasticamente ridotte rispetto al forno a legna. Forni a legna e a gas, ma anche soluzioni complete, come il Pizza Concept, fiore all'occhiello dell'azienda bresciana. Questo è il nostro angolo pizza, si tratta di un angolo pizza indipendente che contiene tutta l'attrezzatura necessaria per poter preparare la pizza. Si parte chiaramente dal forno, che può essere di qualsiasi dimensione, di qualsiasi forma e con qualsiasi tipo di rivestimento, e da qui si aggiunge tutta l'attrezzatura necessaria per la preparazione. Noi di solito al forno abbiniamo un banco refrigerato, che può essere anche questo di varie dimensioni e con varie di varie tipologie. Un aperto. Certamente. Qua dove vengono inserite le cassette per le palline della pizza, dove si rallenta la lievitazione, e qua invece la cassettiera neutra per le palline da utilizzare sul momento. Dopodiché abbiamo una vetrinetta refrigerata per tutti gli ingredienti, e a ciò viene unito un lavello comando ginocchio e un'impastatrice di diverse dimensioni. Questa disposizione nasce dall'esigenza di un ristorante che vuole aggiungere la pizza al suo menù. In questo modo si crea in uno spazio limitato una zona semplice da utilizzare e con un buon impatto visivo. Beh, i modelli sono virtualmente infiniti, nel senso che il Pizza Concept è una soluzione che cerca di proporre una soluzione completa ma allo stesso tempo personalizzata. Questo cosa vuol dire? Che proponendo un'impostazione di base che segue comunque determinati canoni, in sede poi di decisione e di acquisto viene modellata sulla scelta del cliente. Quindi come potete vedere qui nel nostro showroom, i materiali, questo? Esatto, in questo caso abbiamo un'unione tra un ciliegio che fa da cornice a una mattonella 10x10 che viene combinata in 6 colori in modo da garantire sia un facile abbinamento con tutte le altre gli altri elementi d'arredo presenti all'interno della pizzeria, sia poi una facilissima gestione in quanto facilmente lavabile e facilmente gestibile. Dalla scuola alla pizzeria fino al ristorante, quelle di Cechi sono attrezzature funzionali e perfette, facilmente utilizzabili dal neofita così come dal professionista. D'altronde queste immagini parlano da sole. Bene, amici di Pizza e Food, chiudiamo la porta qui dell'azienda Cechi, ci salutiamo ma restate con noi perché fra poco ci rivedremo per andare a scoprire un'altra realtà aziendale. Saremo da un'altra parte dell'Italia, ma sempre con tanta voglia di conoscere il mondo della pizza. Dal 1935 la nostra passione è produrre forni. Di generazione in generazione, per riuscire a migliorare sempre ciò che già sembra perfetto. A prova del pizzaiolo più esigente. Nel rispetto della migliore tradizione. Affidabili e versatili. Semplici da usare e personalizzabili. Una pizza di qualità. Merita un forno di qualità. Forni Cechi. Belli fuori. Belli dentro. Belli tutti. Inchieste, reportage, servizi, locali, eventi, news, rubriche. Tutto questo e molto di più è Pizza e Food, la rivista più letta del settore. E se ti abboni ti regaliamo un articolo sul tuo locale. E la preziosissima guida ai fornitori. E allora cosa aspetti? Chiama lo 02 42 81 94 oppure scrivi a info@pizzafood.it. Pizza e Food, la rivista del professionista. Renato, 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 Renato. Bentornati nell'Osteria La Fiamma di Macerata. Allora, oggi vi propongo un piatto velocissimo della cucina internazionale, la tartare. Io la propongo con lo yogurt e con l'erba cipollina. La tagliate finemente. Io per tempi televisivi ho già iniziato precedentemente, per rispettare i tempi. Le mettete in un piatto, aggiungete un cucchiaio di yogurt, deve solo aromatizzare, non deve allentarlo più di tanto. In questo caso andrebbe
l'erba cipollina fresca, io non, a disposizione non ce l'ho perché è ottobre e quindi utilizzo questo. Dovete mescolare bene in modo che risulti il salmone, se il salmone è di ottima qualità non c'è bisogno di condirlo perché è già saporito. Una variante può essere quella di utilizzare il salmone, in questo caso io ho utilizzato un salmone già affumicato, ma voi potete, ed è anche migliore con un salmone fresco, quindi potete utilizzare ciò che avete nel vostro, nella vostra cucina. Mettiamo una piccola guarnizione di basilico e il piatto è pronto. Buon appetito. Sei un'azienda del settore e vuoi far conoscere i tuoi prodotti? Hai un locale e vuoi promuoverlo in TV? Sei un professionista e vuoi farti conoscere? Partecipa a Pizza and Food TV. Oltre 450 minuti di visibilità su TV digitale terrestre, TV satellitare e siti internet. E un DVD con le tue puntate da utilizzare come vuoi. Per info 334-6693-538 oppure scrivi a info@pizzafood.it. Amici di Pizza e Food TV, di nuovo benvenuti e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la tecnologia destinata al mondo della ristorazione. Siamo tornati qui da Verona Software, naturalmente a Verona, Corte Pancaldo, per sentire di nuovo le voci dei protagonisti che ci racconteranno il sistema Bacco, ma anche tutto quello che è segreto, novità, innovazione e appunto tecnologia di Verona Software. Venite, venite con me, forza! Vi avevamo lasciato con una dettagliata spiegazione del sistema Bacco applicato alla ristorazione e con l'interazione tra palmare e unità centrale. Proseguiamo il nostro percorso spiegando altre potenzialità del sistema. Qui mi sto occupando è il menu elettronico su iPad. Nel menu elettronico puntiamo a sostituire il menu cartaceo, quindi il cliente potrà da solo scorrersi il menu senza dover sfogliare pagine unte, potrà scegliersi i prodotti che più lo aggradano basandosi sulle informazioni che gli si possono fornire come foto, valori nutrizionali, abbinamenti dei vini consigliati. Si può avere anche la ricetta di ogni piatto. Il cliente poi può scegliere il proprio prodotto premendo sul carrello. Una volta che il prodotto è nel carrello, il cliente ha la possibilità di consultare quello che è il suo ordine, vedere il totale dell'ordine e a quel punto chiamare un cameriere che lo potrà mandare in stampa perché la comanda arrivino direttamente in cucina o in pizzeria o al reparto bar dove qualcuno provvederà alla gestione degli ordinativi. Tante applicazioni per un sistema sofisticato dal nome davvero curioso. Ma perché chiamare un software Bacco? Lo spiega Francesco Zazzera, l'ingegner Gottardi, Deus ex machina dell'azienda veneta. Come il dio del vino, Bacco, e dovevamo dargli un nome nel mondo della ristorazione, no, si mangia e si beve. Noi a Verona beviamo di gusto, no, è Bardolino, Valpolicella, Soave, Custode, abbiamo chiamato Bacco. Tecnologicamente superiore, curioso nel nome, ma anche versatile e completo, come conferma ancora l'ingegner Gottardi. Quindi questo non è un progetto standard, unico, come si usa a Londra, come si usa in Germania, è bello, fatto bene, ma rigido, chiuso. No, da noi è pieno di opzioni, aperto, con tante di quelle sfumature di finezze che fanno la differenza. Sfumature e finezze che fanno la differenza. Vediamone alcune nel dettaglio. Nel senso che una integrazione al sistema Bacco potrebbe essere fornire al cliente una tessera stampata con il logo del proprio locale, quindi con della pubblicità,
e tramite questa tessera possiamo gestire funzioni del tipo tessera prepagata, tessera post pagata oppure tessera a punti, che danno diritto a sconti o statistiche particolari, nel senso che gestiamo anche la fatturazione a fine mese per le grandi imprese che si servono di un ristorante dove mandare a mangiare i propri operai. Vi faccio ora vedere un esempio. Qua ho già inserito qualcosa nel conto di Bacco. Quando vado a premere ricevuta, inserisco la mia tessera nel lettore. Il sistema mi riconosce il cliente, mi mostra la sua situazione di tessera con il saldo che ha sulla tessera, il conto che mi ha proposto Bacco, e a questo punto, quando gli dico registra, lui mi propone, mi fa vedere una situazione finale della tessera e la possibilità dei punti che mi ha dato la transazione, e quindi chiudo il conto in questo modo qua. Qua mi dice che il cliente ha superato i punti, per cui ha diritto al regalo, e nel momento in cui accetto mi stamperà un foglietto, un ticket che mi ricorda che ho vinto, con dei messaggi personalizzati. L'applicazione diventa interessante per quelle strutture che hanno un chiosco presso la spiaggia. Perché? Perché il cliente, senza dover andare in spiaggia con contanti o carta di credito e lasciarle lì a disposizione dell'acqua o di chi passa, può prendere dei braccialetti, precaricarli in hotel o pagarli al momento del checkout e tenersi questo braccialetto per effettuare tutte le spese e tutti i gelati che il figlioletto vuol comprare in spiaggia. Raffinato, utile e facile da usare, con applicazioni dedicate e indispensabili. Noi abbiamo, oltre gli applicativi che avete visto finora per gestire il ristorante nella sua completezza, anche degli applicativi extra, che possono essere come questo il magazzino. In cosa consiste? Sempre di più le realtà di ristorazione di oggi hanno bisogno non solo di fare fatturati, ma anche di capire quanto spendono, quanto materiale viene usato, come si scarica, come si fanno le ricette, i food cost. Quindi l'analisi dei costi non serve solo nelle grandi aziende, ma serve anche in un ambito di ristorazione. Il programma di magazzino si prefigge questo obiettivo, cioè aiutare il ristoratore nel fare gli ordini, nel gestire le sue bolle di accompagnamento, nel gestire fatture, fornitori, eccetera, e in più di scaricare ad ogni fine serata tutto il venduto che ha fatto. In questo modo ha sotto occhio le giacenze dei suoi prodotti, il valore del suo magazzino, può analizzare le ricette che ha, eccetera, eccetera. Questo è uno degli applicativi collaterali. Un altro applicativo collaterale è la schermata che vedete adesso, è la possibilità di fare prenotazioni. Spesso entriamo nei ristoranti e vediamo libroni, sempre nel sistema Bacco ovviamente. C'è un'interazione completa tra questi applicativi, non sono applicativi a sé stanti. Possono funzionare in maniera a sé stante se un cliente vuole, ma ovviamente il nostro obiettivo è quello di integrarli, quindi di far sì che con un'unica soluzione il ristoratore abbia il magazzino, i palmari, le prenotazioni, tutto quello che serve. Da queste schermate è possibile rivedere i tavoli come li avete visti dai miei colleghi, quindi con le stesse disposizioni, ma qui si vedono le prenotazioni, quindi invece del librone, del diario, la nostra volontà è quella di informatizzare anche questo. Ovviamente dando qualche gadget in più, dove ad esempio nelle prenotazioni è possibile inviare un SMS ai clienti per avvisarli che il tavolo è pronto, è riservato, oppure che sabato c'è una festa, oppure qualunque altro tipo di tipologia venga in mente al ristorante di fare. Come terzo esempio vi propongo l'ordinazione via web. Anche questa viene sempre più spinta, vediamo che si ordina via web, l'uso del telefono è sempre meno interessante, si ordina la pizza da asporto telefonando. In questo caso vedete invece un ristorante giapponese. Questo sito propone i piatti, dal sito vengono prese le ordinazioni e in automatico arrivano ancora una volta sul sistema Bacco, che è in grado di gestirle, di farle vedere al cliente, di depositare già l'ordine su un tavolo, di memorizzare l'indirizzo di consegna e infine di stampare le comande in cucina. Quindi il flusso è completo, il titolare non si occupa di nulla, semplicemente guarda il video e quando arriva gli ordini ce l'ha già spediti nella cucina.
Sistema Bacco di Verona Software, un vero gioiello, ma quanto tempo ci vuole per averlo operativo nel proprio locale? Anche qua non c'è sempre una risposta unica. Spesso le personalizzazioni sono legate a nuovi hardware in circolazione, adesso vanno di moda gli iPad, Android. In quel caso lì c'è anche una fase preliminare di studio dove il nostro team acquisisce le competenze per studiare nuovi linguaggi, nuove metodologie di sviluppo e poi rendere operativi i software. E qua si va su un paio di mesi o forse più, dipende. Per software con messe diciamo più specifiche, tutto sommato più semplici in termini di richieste hardware come possono essere le statistiche, possiamo svilupparle sempre nel giro di una ventina di giorni, ecco, più o meno. Certo, teniamo presente questo a beneficio dei telespettatori, che un lasso di tempo di 2 mesi può sembrare un'eternità, ma qui si sta creando un prodotto da zero che verrà cucito e confezionato interamente su misura per il cliente, quindi i 2 mesi in realtà sono un lasso di tempo veramente corto. E ancora, una valida rete di assistenza da remoto o sul posto, con tecnici professionisti reperibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, e un magazzino con hardware sempre disponibili. Di nuovo con l'ingegner Gottardi, amministratore unico di Verona Software. Ci la ringraziamo innanzitutto perché sta facendo vedere la nostra guida ai fornitori, naturalmente dove voi naturalmente siete inserzionisti, eccola, ma in realtà qui dove siamo? Questo è allora il laboratorio e il magazzino dei tecnici, quindi il magazzino a pronta consegna, noi abbiamo monitor, computer, stampanti, palmari, tavolette, tutto, siamo sempre ben riforniti. Poi ci sono i tecnici che vanno a installare, spiegare, assistere, che qui rispondono al telefono, rispondono con internet, mettono dentro il menu, fanno i test e i collaudi di tutto l'impianto computerizzato prima di portarlo a un cliente nuovo. Allora, quello riesce a aprirmi la teleassistenza su quel computer lì dove ce l'hai collegata? Amici di Pizza Food TV, amici ristoratori, amici pizzaioli, sono in Piazza Bra a Verona. Abbiamo concluso anche questo appuntamento, siamo stati da Verona Software, abbiamo visto e parlato di tecnologia, del sistema Bacco, quel sistema che vi aiuta tantissimo a gestire correttamente le vostre sale ristoranti, le vostre sale pizzerie. Bene, era solo uno dei tanti appuntamenti di Pizza Food TV, ce ne saranno molti altri. Adesso da qui, da Piazza Bra, Francesco Zazzera vi saluta, ma vi aspetta, guardate dietro di me l'arena bellissima, vi aspetta per un nuovo appuntamento. Ci vediamo tra pochissimo, state lì, non toccate come al solito il telecomando perché ci sono gli amici della redazione di Milano con il Pizza TG con pillole di curiosità del nostro settore. A tra poco. Veloce, affidabile, intuitivo, facile da usare. È Bacco, il sistema garantito da oltre 4.500 clienti nel mondo. Con Bacco il locale è sotto controllo, dalla raccolta delle comande al conto finale, dalla cucina alla gestione del magazzino. Verona Software col sistema Bacco, l'azienda che ha cambiato per sempre il modo di lavorare nel mondo della ristorazione. Verona Software, telefono 045 810 15 10, www.vrsoft.it. Inchieste, reportage, servizi, locali, eventi, news, rubriche, tutto questo e molto di più è Pizza e Food, la rivista più letta del settore. E se ti abboni ti regaliamo un articolo sul tuo locale. E la preziosissima guida ai fornitori. E allora cosa aspetti? Chiamalo 02 42 81 94 oppure scrivi a info@pizzafood.it. Pizza e Food, la rivista del professionista. Ben ritrovati ad una nuova edizione del Pizza TG da Cristina Lo Stuto e Andrea Matteucci. Brescia. Dal 21 al 24 ottobre avrà luogo la prima edizione di Hospen Food, rassegna fieristica organizzata dalla Principe Advertising e dedicata all'ospitalità professionale, con soluzioni, prodotti e attrezzature per l'universo Horeca. Divisa in 3 grandi settori espositivi, contract e wellness, food equipment and food, la Kermesse bresciana ospiterà anche numerosi convegni, concorsi, seminari e workshop. Dubai, pizza a domicilio. Sì, ma ordinata con un bottone sul frigorifero. L'idea del pulsante d'emergenza pizza è del ristorante pizzeria Red Tomato di Dubai.
che ha inventato il VIP, Fridge Magnet, pulsante situato in un originale magnete a forma di cartone per pizza. Il sistema funziona con tecnologia Bluetooth, celata nel magnete da frigorifero. Premendo il pulsante, si comunica alla pizzeria l'ordine attraverso il proprio cellulare, a cui il VIP Fridge Magnet è stato collegato configurando nome, telefono, indirizzo e pizza preferita. Napoli, pizzaioli in gara ed in crociera, con la 7ª edizione del Trofeo Città di Napoli, organizzata dall'Associazione Regina Margherita. Si salpa il 7 ottobre da Genova sulla nave Fantasia della MSC Crociere, con imbarchi anche l'8 a Napoli e il 9 a Palermo. Poi scali a Tunisi, Barcellona e Marsiglia. E durante la navigazione, 6 le gare in programma, dalla pizza più larga all'acrobatica, dalla senza glutine alla creativa, dalla napoletana ad hoc alla veloce. In palio premi in denaro, crociere, TV e computer. Rientro previsto una settimana dopo l'imbarco nei vari porti. Per questa puntata è tutto da Cristina Lostuto e Andrea Matteucci. Arrivederci alla prossima puntata. Sei un'azienda del settore e vuoi far conoscere i tuoi prodotti? Hai un locale e vuoi promuoverlo in TV? Sei un professionista e vuoi farti conoscere? Partecipa a Pizza and Food TV. Oltre 450 minuti di visibilità su TV digitale terrestre, TV satellitare e siti internet. E un DVD con le tue puntate da utilizzare come vuoi. Per info 334 6693 538 oppure scrivi a info@pizzafood.it. Siamo qui, questo signore è Cristian Antoniolo, della pizzeria Al Contrario. Il paese ha un nome lunghissimo, lo facciamo dire a lui, ci facciamo anche raccontare la storia della sua pizzeria. Allora, il nome della pizzeria è Al Contrario, il comune si chiama San Pietro Viminale, la mia pizzeria si trova a Vanzo, che è una frazione. La mia storia è molto breve, è cominciata circa 20 anni fa per scherzo, fare l'aiuto pizzaiolo. Alla fine ho lavorato, devo dire grazie ai miei ex titolari che erano Giulio Passamilolio, e dopo sono partito con la mia prima pizzeria da asporto a 21 anni e dopo 2 anni ho aperto questa, che ormai sono passati 9 anni e sono orgoglioso di essere qui. Allora, le pizze che vanno per la maggiore che ho proposto qui, che non, nessuno le faceva, erano le baguette, che è una pasta arrotolata con gli ingredienti all'interno. Dopo ho proposto altre pizze un po' particolari di stagione, che qui a San Pietro Viminale è famosa anche per gli asparagi, quindi in stagione ci sono gli asparagi con il crudo. E dopo le pizze del nome del locale, che è Al Contrario, una cosa un po' particolare, dove abbiamo messo assieme il pesce con l'affumicato del petto d'oca e un'altra con il pesce arrotolato con il calzone, si chiama la Rabaltà, con i funghi e lo speck. Il locale all'interno tiene circa 90 persone e all'esterno invece abbiamo un bel giardino, ce ne stanno altrettante. Amici di Pizza e Food, ben ritrovati dal vostro specialissimo inviato Francesco Zazzera. Siamo tornati in zona Bovolenta, in provincia di Padova. In realtà siamo in un paese vicino a Bovolenta e siamo venuti ancora a trovare Cristian Antoniolo della pizzeria Al Contrario, perché qui ho degustato una pizza davvero molto 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 speciale. Pensate che è fatta in due modi, nel senso che è bianca e rossa. Nella parte rossa ci sono gamberetti, rucola e salmone. Nella parte bianca ho mozzarella, scamorza e petto d'oca e noci. Con me c'è anche Cristina. Cristina, tu hai mangiato una? Una pizza Giada, freschissima, visto il caldo che fa. Pomodorini? Pomodoro, insalatina e bufala solo a fine cottura. Quindi straordinario. Questa è una pizzeria che noi torneremo a trovare. Sapete perché? Perché usa un tovagliato molto molto speciale, questo qui. Questo è il tovagliato di 22 ed è l'azienda che noi oggi andremo a reincontrare, perché è quell'azienda di cui vi abbiamo raccontato nella puntata precedente. Allora, state con noi, perché noi adesso ci alziamo, abbiamo mangiato, siamo molto soddisfatti e quindi torniamo a Bovolenta per andare a trovare Ulisse Bellesso, Mauro Littamè e il loro staff e farci raccontare altri segreti del tovagliato monouso 22. State con noi, a dopo. Per continuare il percorso nell'azienda leader del tovagliato monouso, ripartiamo dalle parole dell'amministratore unico Ulisse Bellesso sul tessuto non tessuto, sull'organizzazione di 22 e sul processo produttivo. Il tessuto non tessuto è la definizione tecnica
che definisce tutti quei manufatti tessili che hanno resistenza e morbidezza simile ai tessuti, però sono prodotti non con trama e ordito. Questi possono essere realizzati tramite processi produttivi di idrolegatura o azione meccanica o con sistema chimico. 22 a oggi si sviluppa su 3.000 metri quadrati coperti e si suddivide in tre reparti: il reparto stampa, il reparto converting e il magazzino dei prodotti finiti, e occupa circa 25 addetti suddivisi nei vari reparti. Cominciamo dalla fase di stampa. La fase di stampa, abbiamo due impianti, due linee di stampa, una macchina che può stampare fino a 8 colori, un'altra macchina che stampa a 2 colori, e questo è un po' il nostro cuore. La base di partenza è la stampa. Noi, come dire, tutti le materie prime ci arrivano, cominciamo dalla fase di stampa. Poi c'è la fase del converting. Il converting è quella fase in cui dalle bobine arriviamo al prodotto finito. Ci sono i vari formati di tagli, i vari formati di numero di pezzi, i vari formati di confezionamento, vari formati per misure, vari formati per elaborazione anche grafiche, tanto per intendersi. A ogni disegno rimane tale anche un formato finale. Stampa e converting, processi produttivi particolari accompagnati anche da tecnologia sofisticata e sempre innovativa, come i due nuovi impianti dedicati alla realizzazione dei coprimacchia e dei tête-à-tête, eccoli, spiegati nelle parole di Ulisse Bellesso e del direttore commerciale Mauro Littamè. Questo è l'ultimo impianto che abbiamo acquistato per la produzione di coprimacchia. Come fermati qua facciamo il coprimacchia un metro per un metro, che è il nostro cavallo di battaglia. È l'ultima arrivata in casa 22, è una nuova macchina, un nuovo impianto produttivo per realizzare i tête-à-tête. Tête-à-tête che con questa macchina produciamo e realizziamo in rotolo con il prestrappo, quindi facili da gestire, facili da utilizzare e pratici anche nell'uso quotidiano da parte del ristoratore. Tecnologia all'avanguardia e professionalità nel processo produttivo per realizzare un tovagliato di alta qualità. Ma anche il servizio e la consegna sono fiori all'occhiello dell'azienda veneta, curati alla perfezione nel rigoroso rispetto delle esigenze del cliente, a partire dalla tracciabilità dell'ordine e fino alla consegna. Un meccanismo perfettamente rodato, come spiega Davide Bellesso, responsabile di produzione. Abbiamo elaborato un modello operativo fluido che con adeguati sistemi informatici e con un modello distributivo efficace ci permette di analizzare l'ordine dalla sua ricezione alla sua consegna e evasione totale. Quindi con un'attenzione molto particolare al cliente, mediamente sui 7-10 giorni lavorativi siamo in grado di evadere e soddisfare l'ordine fatto, acquisito. La spedizione, una volta uscita dalla nostra azienda, è possibile visualizzarla sul portale via internet del nostro corriere. Come possiamo notare, vediamo la cronistoria dal giorno in cui la merce parte, viene ritirata dal nostro corriere, e il giorno seguente o i giorni seguenti viene messa in consegna. Abbiamo la possibilità inoltre di controllare la persona che è adibita allo scarico e controllarne la sua firma per l'effettiva consegna dal cliente. Rigorosa logistica, rapida evasione degli ordini e consegne puntuali, ma alla base anche un'ottima rete di vendita, un'organizzazione strutturata in maniera intelligente e suddivisa secondo i due canali commerciali di destinazione, l'Horeca e la grande distribuzione, come puntualizza ancora Mauro Littamè al microfono del direttore di Pizza & Food TV. Avendo due linee commerciali abbiamo due reti di vendita diverse, ovviamente. La linea home ovviamente è dedicata tramite la grande distribuzione alla famiglia. Il canale professionale, l'Horeca, quindi l'hotel, il ristorante, il catering eccetera, lo veicoliamo tramite funzionari commerciali, tramite agenti e tramite dei distributori. Sono dei nostri partner che acquistano e rivendono nel loro territorio i nostri prodotti. Tutto questo in esclusiva per ciascun distributore? Non sempre in esclusiva, comunque con una fidelizzazione molto forte. Una rete vendita molto vicina al cliente, che assiste sia nella proposta sia nella scelta della tipologia di tovagliato. Beh, il tovagliato lo scelgo grazie al commerciale dell'azienda 22 che passa qui regolarmente per fare gli ordini, e naturalmente quando arrivano le nuove proposte viene qui col catalogo, mi fa una visione completa delle nuove proposte dell'azienda 22
e poi per sceglierle, porta qui del campionario, però la scelta migliore è quella di prendere la tovaglia e metterla sopra la coprimacchia, scusate, sopra la tovaglia, per vedere quale sta meglio nel mio locale, perché nelle varie proposte non è che tutte possono starci, quindi la scelta viene ponderata da parte mia, che sono il titolare dell'azienda, ma assieme anche al commerciale della ditta 22. Insomma, 22 rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nel tovagliato monouso. Eccellenza che, dopo aver raggiunto la leadership italiana, ha come obiettivo il resto del mondo. Traguardo ambizioso, in parte già raggiunto, con una capillare distribuzione nei paesi dell'arco europeo. Facciamo una fotografia al 31/12/2011, ovviamente. Diciamo che l'anno che è appena passato, ormai sono già 6 mesi che è passato, si è chiuso con un 80% di mercato in Italia e 20% per noi all'estero. È da pochi anni che noi commercializziamo i prodotti all'estero. 3 anni, 4 anni circa. Fare una fotografia di dove distribuiamo, diciamo, è abbastanza semplice. Prevalentemente nei paesi dell'arco europeo: Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Slovenia, Croazia, anche se non disdegniamo puntatine anche fuori Europa. Diciamo che abbiamo iniziato con la Nuova Zelanda, prossimamente anche in Corea. Allora, amici di Pizza e Food, in queste 2 puntate vi abbiamo portato in giro per l'Italia per farvi scoprire e farvi parlare con i protagonisti delle tecnologie, delle attrezzature e delle materie prime che riguardano il nostro settore. Siamo stati a Napoli, a Brescia, a Verona e poi siamo venuti qua, nel nord-est, in zona Padova, praticamente in una zona ricca di ville palladiane. Guardate, questa è splendida, è qui alle mie spalle. Ma non è finita, naturalmente, queste sono solo le prime 2 puntate. Noi continueremo il nostro percorso, il nostro tour, per farvi scoprire altre aziende, altri produttori, sempre griffati Made in Italy. Ricordatevi, pizza and love. Morbido, resistente, elegante, personalizzabile. È il tovagliato monouso griffato 22, in un'ampia gamma di colori e disegni, per una mise en place nel tuo locale sempre diversa e raffinata. Disponibile anche per il privato nei migliori supermercati e centri commerciali. 22, l'eleganza in tavola. 22 è a Bovolenta, Padova. Telefono 049 58 55 295. www.22group.com. Inchieste, reportage, servizi, locali, eventi, news, rubriche. Tutto questo e molto di più è Pizza e Food, la rivista più letta del settore. E se ti abboni, ti regaliamo un articolo sul tuo locale. E la preziosissima guida ai fornitori. E allora cosa aspetti? Chiamalo 02 42 81 94 oppure scrivi a info@pizzafood.it. Pizza e Food, la rivista del professionista. Sei un'azienda del settore e vuoi far conoscere i tuoi prodotti? Hai un locale e vuoi promuoverlo in TV? Sei un professionista e vuoi farti conoscere? Partecipa a Pizza and Food TV. Oltre 450 minuti di visibilità su TV digitale terrestre, TV satellitare e siti internet. E un DVD con le tue puntate da utilizzare come vuoi. Per info 334-6693-538 oppure scrivi a info@pizzafood.it. La rubrica Il tecnico in cucina è offerta da SIAB International Techno Bake Exhibition, la rassegna internazionale dedicata a tecnologie, materie prime e semilavorati per la produzione di pane, pasticceria, pizza e pasta. A Verona dal 25 al 29 maggio 2013. SIAB, tutto inizia da qui. Amici pizzaioli, amici ristoratori, oggi vi parlo dell'abbattitore. L'abbattitore è uno strumento molto utile in pizzeria, io lo uso costantemente tutti i giorni, sia per le preparazioni di cucina, sia anche per la pizza in teglia che io propongo, ce l'ho dalla mattina alla sera. L'abbattitore è uno strumento, in pratica non è altro che un grande frigorifero molto potente, consuma 10 volte di più di un frigorifero normale, dove si mette
le preparazioni che avete fatto appena fermato, uscito dal forno o appena spento il fuoco, quindi caldissime, serve per far passare le temperature di rischio, cioè da 70 gradi a 10 gradi. Queste temperature sono quelle che possono produrre la carica batterica alle nostre preparazioni culinarie, per cui inserendo caldissimo il prodotto qua dentro, io lo porto sotto i 10 gradi, quindi normalmente intorno ai 3 gradi, posso tranquillamente metterlo in frigorifero, tenerlo stoccato e utilizzarlo nell'arco delle 24-48 ore, come dice la legge. Non solo, per quanto riguarda la teglia in pizza, io se fo la precottura e le metto nell'abbattitore, dopo 3-4 minuti massimo io ho la teglia fredda, quindi non devo più lavorare con le teglie calde, non mi scotto, non ho il problema di essere attento alle calorie che può emettere sia il contenitore che... ma diciamo posso lavorare tranquillamente e stoccare tutto quello che io voglio con una semplice operazione.